Parliamo adesso di salute, si avvicina l'estate, stagione critica per le donazioni di sangue. Oggi è la giornata mondiale delle donazioni, l'appello dell'assessore regionale Stefania Saccardi. Basterebbe l'1% di donatori per coprire l'intero fabbisogno in Toscana, ma i dati dei donatori sono ancora in calo. Andrea Marotta. Chi fa da sé fa per tre. L'antico adagio vale ancora di più col sangue. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con una sola donazione è infatti possibile aiutare fino a tre persone. In coda, nella giornata internazionale, l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ricorda a tutti l'arrivo dell'estate, stagione critica per la Toscana, quando i donatori vanno in vacanza e la popolazione, con arrivi massicci di turisti, aumenta. Proprio a poche settimane dal lancio di una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto i volti noti dello sport. Per vincere bisogna dare il sangue, lo slogan. Si sono messi a disposizione, devo dire, immediatamente, senza nessun dubbio, a favore della sensibilizzazione di tutti, soprattutto dei giovani, verso la donazione del sangue. Il sangue non si costruisce in laboratorio, bisogna ancora donarlo. In Toscana sono 170.000, in calo del 10% rispetto a qualche anno fa, le donazioni, e tuttavia basterebbe la generosità dell'1% della popolazione a coprire l'intero fabbisogno regionale. Per farlo è sufficiente essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg ed essere giudicato in buona salute da un medico trasfusionista. Per cui è piuttosto semplice, in Toscana è attivata anche la Gendona, per cui è possibile prenotare sia per la selezione come candidato donatore, sia anche poi le donazioni.